bentornati amici radioascoltatori sulle frequenze di Radio Roma Capitale, la rubrica nostra dedicata al mondo della medicina, delle specializzazioni mediche. Oggi siamo in compagnia di Massimo Guaragna, del dottor Guaragna, studio odontoiatrico ed estetico. Salve. Salve, buongiorno. Allora, ecco, signor Massimo, dottore, lei appunto, diciamo, si può definire un medico specializzato in più branche, perché utilizza, ecco, varie terapie. Sì, sì. Allora, io nasco come, diciamo, medico, laurea in medicina e chirurgia, specializzato in odontostomatologia, poi i miei studi mi hanno portato all'acupuntura e all'ipnosi e alla medicina estetica. Tutto ciò io cerco di applicarlo nel mio studio, partendo da una mia concezione, una concezione che ho avuto da sempre, maturato e sviluppato negli anni, cioè che nella professione io ho sempre pensato che la medicina fosse una sola, sia da Oriente che da Occidente. E questa medicina è deputata a noi singoli operatori, bene, per la sua corretta applicazione nelle varie discipline mediche. Cosa voglio dire? Voglio dire che le patologie, secondo quali esse siano, possono essere curate o avvalersi di tecniche mediche a seconda dell'esigenza. Ciò non toglie che, per esempio, l'acupuntura può essere applicata benissimo insieme all'ipnosi e tutte e due possono essere applicate, ad esempio, in campo odontoiatrico, così come in medicina estetica. In che modo possono essere, cioè per quali funzioni? Allora, per esempio, un concetto molto semplice che ho fatto mio anche questo da diverso tempo è che l'armonia di un viso supportata dall'armonia delle arcate dentarie ben si presta con l'armonia dell'intero corpo. Quindi che cosa vuol dire? Che se noi abbiamo una dentatura, un viso armonico, estetico, e per estetico intendo sia la parte interna della bocca, quindi denti, gengive e quant'altro ci può essere dentro, sia esterno, quindi la cute, va bene, e le varie patologie dermatologiche che possono essere messe sulla cute. Certo, poi ecco, okay? Il corpo umano è tutto unito. Il corpo umano, quindi, è tutto unito. A questo proposito, partendo proprio per esempio dall'acupuntura, no? Mm-hmm. E perché funzioni l'acupuntura, e così come perché funziona l'ipnosi, e già vi anticipo che sia l'acupuntura sia l'ipnosi traggono la medesima origine. Va bene, nel senso che il meccanismo d'azione sia dell'una sia dell'altra è lo stesso. Okay. E questo ormai è stato, diciamo, avvalorato da studi scientifici neurofisiologici che attesta proprio questa concomitanza di aspetti. Si lavorano, possono lavorare tranquillamente sia singolarmente che in simbiosi tra di loro. Bene, questo è uno infatti degli argomenti che io prediligo durante i miei corsi, che tengo sia in sede universitaria sia in ambienti privati, quindi studi privati o associazioni private. Si sa che la pelle è un organo, no? Deputato è di origine ectodermica, cioè che ha la stessa origine embrionale come la mente, come il nostro cervello. Okay. Quindi gli stessi, diciamo, elementi chimici che noi troviamo nel cervello li troviamo a livello del cutaneo. E più precisamente ci sono i neurotrasmettitori, quindi proteine, neuropeptidi, che ogni qualvolta noi pungiamo un determinato punto, parlo dell'acupuntura, sulla nostra cute, trasmette un impulso direttamente al cervello, il cervello invierà una risposta, sempre chimica logicamente, parliamo. Certo.
considerando che un neurotrasmettitore impiega qualche millisecondo di arrivare dalla cute al cervello, possiamo immaginare qual è la sua potenza. Nella stessa maniera agisce l'ipnosi. Ok, quindi vanno di pari passo. Vanno di pari passo, va bene. In simbiosi, io ho potuto constatare nel mio studio, si ha un aumento della risposta positiva. Quindi potrei affermare un accorciamento dei tempi di cura del paziente. Addirittura accorciamento, sì, di cura? C'è e ci sono poi anche, per esempio, nell'anestesia odontoiatrica. Noi facciamo, io mi specializzai proprio a proposito di odontostomatologia proprio con anestesia in campo odontoiatrico. Okay. Ecco, noi creiamo con l'agopuntura un'anestesia. Facciamo un'estrazione, in genere con un anestetico locale si ha l'arresto del sangue durante il periodo estrattivo, dopodiché passato l'effetto anestetico il sangue fuoriesce normalmente. Con l'agopuntura si ha un rallentamento di questa uscita di sangue, quindi c'è un minor sanguinamento. Ok, beh, chiaramente ha molti benefici, anche per il paziente, sì, chiaramente. Sì, poi dopo li dico i pro e i contro. Esatto. Per quanto riguarda l'ipnosi, sempre applicata nel campo odontoiatrico, sempre ad esempio per un'estrazione, noi abbiamo un vantaggio, cioè il paziente prima cosa non deve sopportare l'infissione di aghi, anche se sono quasi tutte indolori, ma più che altro per una questione emotiva. Sì, ecco, così. Qualcuno dà fastidio. Ecco, si, tra virgolette, addormentano serenamente, al risveglio hanno una ottima impressione, cioè che noi mandiamo degli input alla sua mente, per cui al risveglio loro non devono sentire alcun dolore, alcun fastidio, nulla di nulla, anzi essere contenti di quello che hanno fatto e consapevoli. Mm-hmm. Per cui loro supportano tranquillamente questa estrazione, non hanno sanguinamento. Ah, quindi è proprio, sì, non so, è il cervello, sì, che è la mente, non sanguinare. Esattamente, è proprio così. E sempre sulla base della trasmissione neuronale, mm-hmm, di queste sostanze chimiche che partono dalla periferia, raggiungono il centro, ritornano logicamente alla periferia e danno il comando a chi? Alle cellule. Okay. No? Perché tutto si basa su questo, certo, il trasporto di questi messaggi alle singole cellule che sono predisposte a determinati lavori. Sì, compiti, va bene. Certo. Oh, io cerco di non usare termini tecnici, cerco di... No, comunque, insomma, perché, è chiaramente comprensibile, ecco, comunque, perché mi rendo conto che... È una rubrica dedicata al mondo della medicina. Infatti, poi non è che parlo con colleghi, eccetera, eccetera, quindi presumo che chi ascolti voglia capire un po'. Certo. Ecco. E, quindi il sanguinamento nell'ipnosi non c'è, o se c'è è molto minimo, mm-hmm, ok? Questo è un vantaggio che ci dà l'ipnosi rispetto all'agopuntura. Ecco, quali sono i pro e i contro dell'agopuntura? Allora, i contro dell'agopuntura, già dicevo prima, si evita, diciamo, lo stress, certo, dell'ago, oddio che mi fa, qualcuno ha la fobia dell'ago, sì, sì, quindi figuriamoci con la fissione di tanti aghi. L'altro effetto positivo a favore dell'ipnosi è che abbiamo minore sanguinamento e un ricordo piacevole dell'intervento che è stato subito. Apro una parentesi, le anestesie non è che si fanno solamente in campo odontoiatrico, si fanno già in alcuni ospedali di Milano e di Torino, viene applicato anche nel Lazio, viene applicato l'ipnosi per interventi anche più seri. È già in atto. Sì, sì, è già in atto. Sono stati eliminati dei melanomi, sono stati fatti degli interventi addominali, insomma
Anche interventi importanti. Anche interventi molto più importanti, esatto. Di questi. Quindi diciamo che sono esperienze già collaudate. L'altro intervento positivo, ripeto, a proposito del a favore dell'ipnosi rispetto all'acupuntura, che abbiamo dei tempi molto più rapidi. Okay. Perché l'acupuntura ci richiede dei tempi maggiori, a volte non basta la sola giornata che si presenta per intervento, ma bisogna avere la pazienza di 2 o 3 giorni di fare le prove. Okay. Perché per la recettività. Ecco, stavo vedendo che lei ha portato anche una sua pubblicazione. Io ho, sì, questo libro pubblicato dalla Simeo, va bene, che si intitola Ipnosi nella professione medica. La Simeo è un'associazione italiana di medicina estetica odontoiatrica, e di questo libro hanno il copyright. Ecco, molto interessante anche, sì, capire come si applica determinate, sì, terapie, sì, no? Come, certo, si applicano determinate terapie. Questo è un libro rivolto logicamente agli operatori del settore, quindi sia ai medici che agli odontoiatri. Uh-huh. In questo testo rientro nei particolari, quindi parte la spiegazione storica dell'ipnosi, perché noi dobbiamo pensare che l'ipnosi nasce già dall'antichità, nasce con l'uomo. Noi, dico una cosa molto semplice, così che è molto chiara, noi andiamo in ipnosi da soli, spontaneamente, ogni circa 90 minuti. Ah, ok. Okay. In che contesto? Cioè, nel senso, il nostro cervello si mette in ipnosi Si così? Mette in ipnosi così, okay, perché il nostro cervello ha bisogno di un reset. Chiaramente abbiamo bisogno tutti di riposo. Ok, per cui ogni circa 90 minuti noi andiamo in ipnosi, vigile, perché l'ipnosi non va intesa come... C'è anche quello, però c'è l'ipnosi vigile, cioè io sono cosciente di essere in ipnosi, mi piace, voglio stare in ipnosi, che poi è la parte dell'ipnosi che ci interessa di più. Esatto. Va bene. Dottor Guaragna, sì. Lei ha anche uno studio odontoiatrico ed estetico, sì, lo dicevamo prima, sì, in via Francesco Petrarca 29, sì, a Pomezia, sì, lo voglio ricordare ai nostri radioascoltatori, sì, oppure potete prendere, ecco, appuntamento, informazioni al 3888 400 940, altrimenti sulla pagina Facebook Studio Guaragna e l'indirizzo email studioguaragna@libero.it. Dottore, okay, io la voglio, sì, ringraziare per aver, prego, partecipato alla nostra rubrica e le auguro, ecco, un buon proseguimento. Grazie per averci mostrato, illustrato per la... Per carità, mi dispiace che il tempo era poco, perché se ci sarà occasione faremo degli approfondimenti. Sarà un vero piacere. Va bene.